Ciao ragazzi e ragazze, ieri sera vi devo dire mi è arrivata la collezione nuova di Kiko e so che ieri sera ero stanca e non sono riuscita a mostrarvi, a fare il video, insomma. Ci sono delle cose meravigliose, magari un pochino alte di prezzi. Ora vi mostro quello che ho ordinato io e c'è una alcune cose che ovviamente vorrei riacquistare perché anche per come skin care praticamente c'è un siero che fa da primer che l'ho visto sul sito, ha delle foglioline scusate, ho spruzzato un disinfettante che appunto ha delle foglioline di petali di rose che si possono frantumare e utilizzare, che insomma è un siero che fa da primer, quello mi interessava. Vabbè, la prossima volta vedrò. Allora, intanto vi faccio vedere il packaging. Ho acquistato due palette e ce ne sono tre abbastanza piccole, particolari, glitterate tanto, e una bella composta, un po' cara, 24 euro, mi sembra 22, però merita. Il packaging fuori è questo, ho tenuto tutto perché ieri sera quando è tornata mia figlia mi ha portato il tutto. E vi mostro, non l'ho ancora aperta, mi ripeto, ero stanca. C'è la solita velina. Wow, che meraviglia! La palette si presenta così, bellissima. Questa è quella grande. Opa, c'era la velina sopra, c'è il pennellino in mezzo e guardate lo spettacolo della... Aspettate, non vorrei con le unghie rovinare. Pennellino è così. E questa è la palette. Cosa non è sta palette? Non l'ho ancora swatchata, ripeto. Vediamo questo. Sono scriventissimi. Questa è quella più cara, poi ce n'è ed è la più grande. Poi c'è bellissima, che dire. È la Odi Holiday Fa Fable, Fable. Non so, io non fate caso, comunque vedete? Poi verranno anche dei kit natalizi, solite cose. Questa è quella per Natale. L'altra palettina che vi mostro è questa qua. Ah, quest'altra non ha la velina. Strano. Ha il suo. Aspettate, se no ha questo qua che togliamo e il pennellino che è qua in mezzo. Guardate, ho acquistato questa glitterata, poi ce ne sono due con meno glitter, chi non volesse prendere questa. Guardate la proporzione, aspettate che ve la mostro insieme, così che vedete. Quella là è la più grande, però ragazzi. Poi ci sono, ho visto sul sito, degli ombretti mono, bella, cioè non ha niente da dire, non ricordo questa quanto viene, però guardate, sono veramente valide. Kiko, secondo me, non so, è fantastica. Non so, anche sarà un po' più cara delle altre del solito, ma guardate, con un packaging così, con un contenuto così, cioè ci sta anche, insomma. Butta fuori e deve anche studiarci sopra. Questi sono, ripeto, il packaging, vedete la differenza, la proporzione. Poi ho acquistato una terra, la mia amante terre, e anche la terra è uguale, stessa scatola fuori e stesso packaging dentro della palettina piccola.
Cioè, ma anche se voi doveste portare in viaggio, fare un viaggio, qualsiasi cosa, metterla in borsa, ma quando estrai dalla borsa, che figura fai? Guardate, guardate la bellezza. È più chiara qua, ma è la più scura ovviamente. Guardate come sono intarsiate le cose. Scusate se vi dico che se anche un pochino più alto il prezzo, a mio avviso ci sta. Vedete che scura. È il mio top. Poi ci sono dei blush, ho visto. Poi ci sono dei blush. Cioè, ho visto che c'erano tante cosine carine. Allora, le ultime chicche le lascio per l'ultimo perché questa è una tinta labbra a mousse. Io ho preso la numero, penso la numero 1, la più chiara, sì, la 01. Poi si vedrà. C'erano altre nuance, altre varianti. Guardate. È una mousse e il packaging è così. La 01, bellissima. Con questi, guarda. È una cosa che secondo me merita. E ora passiamo. Ho preso poi due. Li ho visti sul sito. Non, ho preso lo 01 e lo 02. Perché io ho troppo rossi. Lo 01, il packaging è così, non l'avevo neanche visto, sinceramente. Ho lasciato là tutto. Ma guardate fuori, ragazzi. Ne vogliamo parlare? Io ho visto sul sito un luccichio pazzesco, ho detto cos'è? Poi questo è nelle mie corde assolutamente come colore. Guardate. Che meraviglia è. Sembrava più chiaro fuori, invece guardate, è uno spettacolo. Uno spettacolo. Questi magari qualcun altro. Dipende come sono i colori perché non ho visto bene. Questo è lo 02, sempre uguale, sempre calamita. Ta 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 ta. Lo spettacolo di questi rossetti. Dai. Sapete che non ricordo quanto costavano sul sito. Che bellezza hanno. Cioè, anche per fare un regalino a Natale. Ci saranno dei kit, vedremo come saranno. Questa è tutta la collezione nuova che ho preso io di Kiko. Non vedevo l'ora arrivasse perché, sapete, sta dando il massimo. Ah no, scusate, ho preso anche il fondotinta. Il fondotinta ha fatto più nuance ed è, di solito io prendo il numero 6 che era la più scura, adesso c'è fino all'8 visto, e questo è il 7, perché se ho, de ho detto se di solito prendevo 6. Se ne hanno aggiunto due, si vede che se l'hanno sbagliato, che ne so. Ho voluto provare questo. Allora, questo qua ha 24 ore e no, c'è scritto sul sito no transfer, quindi si attacca bene, aggrappa bene alla pelle e non. Andiamo dall'altra mano, vi faccio vedere la pompettina, il colore. Quello che piace a me, ovvio. Vediamo com'è. È così. Sì. È perfetto. Va steso bene. Lo trovo meraviglioso. Sì. Ho fatto bene a prendere anche il 7. Beh, non mi piacciono un po' più. Forse a certe, per certe al contrario, a me piacciono più scuri. Insomma, e questo è l'altro. Niente, questo è veramente tutto per ora, perché sicuramente prenderò qualcos'altro. Sicuro come l'oro che prenderò quel siero con le foglioline di rosa dentro, che è un siero primer, quindi mi incuriosisce.
questi due rossetti sono calamitati. Va bene, questo è tutto. Un bacione grande, ciao!